Mattinata di lavoro nella sala consiliare Giuseppe Verdi del Palazzo della Provincia. I sindaci del territorio si sono riuniti per esprimere i propri pareri sul rendiconto d'esercizio presentato dal presidente Monica Patelli e dal direttore generale Vittorio Silva. Si tratta di un rendiconto importante che testimonia una buona amministrazione. L'avanzo complessivo passa dai 30 milioni circa del 2021 ai 34 milioni. L'incremento è per larga parte dovuta all'avanzo vincolato, mentre l'avanzo libero si attesta circa sui 14 milioni di euro. Importante sono stati 2 milioni di euro accantonati sui lavori relativi al grande progetto di adeguamento sismico delle nostre scuole, principalmente Colombini e Respighi, perché sono stati stanziati 2 milioni di euro per i moduli didattici che saranno impiegati sugli anni 2023 e 2024. Riguardo gli investimenti, possiamo dire che nel 2022 il complessivo degli investimenti ammonta circa a 7 milioni e 200 mila, ma ne sono stati avviati molti di più, addirittura oltre 20 milioni di euro. Dopo il dialogo con i sindaci, il rendiconto verrà approvato nella giornata di mercoledì.